Ciao a tutti, eccoci di nuovo insieme, la Franci e Ale! pronti per una nuova avventura, vi presentiamo lo Sri Lanka. Partendo dal presupposto che il meteo è poco prevedibile, soprattutto dopo i cambiamenti climatici degli ultimi decenni, la scelta che dovrete fare prima di pensare all'organizzazione è in quale periodo deciderete di viaggiare, perché in base a questo potrete orientarvi poi verso la costa piuttosto che verso il nord o la zona centrale. In bassa stagione, la nostra estate per intenderci, è assai sconsigliata la zona costiera per i frequenti abbastanza tenaci monsoni, i venti tipici dell'Oceano Indiano. Per questo noi, viaggiando a fine agosto, ci siamo orientati all'interno dell'isola e devo dire che ci è andata molto bene, spesa minima e scenari da favola. Quindi non vi resta che scegliere, alta stagione più cara ma con possibilità di viaggiare anche verso la costa o bassa stagione più economica e per certi versi più limitante, ma devo dirvi che una notte sotto la pioggia in mezzo alla giungla ha il suo perché. Il nostro viaggio inizia all'aeroporto di Colombo, dove veniamo accolti da quello che diventerà poi un amico. Un ragazzo solare, sorridente, che ci aspettava con un cartello e due ghirlande. Avere un driver è fondamentale se avete poco tempo e vorrete fare un tour completo. Il prezzo oscilla tra i 40 e i 60 euro al giorno, che contro i 3,4 euro di un biglietto per i mezzi pubblici, bus o treno che sia, possono sembrare un'assurdità. Ma credetemi, se volete risparmiare non lo fate qui. Le distanze sono lunghe e se avete poco tempo vi conviene ottimizzare. Loro sono così gentili e accomodanti che non ve ne pentirete. Avrete la possibilità di cambiare itinerario continuamente, come abbiamo fatto noi, in base al meteo o comunque in base alle vostre esigenze. Se questa spesa è fuori dal vostro budget, allora vi consigliamo di affidarvi ai mezzi pubblici nella parte centrale dell'isola. Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa, il classico tour storico dello Sri Lanka. È fattibile poiché sono tutte ben collegate tra di loro. Quindi armatevi di tanta pazienza con gli orari, ma tanto chi ha viaggiato in Asia sa bene di cosa stiamo parlando. A Sigiriya non perdetevi il tramonto o l'alba, questo dipende da voi. A Sigiriya Rock, noi vi consigliamo la sorella Pidurangala, che è meno famosa, quindi più economica, ma non per questo meno bella, anzi, a dirla tutta, avrete la visuale migliore. Tramonto su Sigiriya Rock. La dottrina buddista si fonda su cinque precetti fondamentali: non uccidere o far male a nessun essere vivente, non rubare, non avere una condotta sessuale immorale, non mentire né giudicare e astenersi dall'abuso di alcol e droghe. I fedeli, quindi gran parte della popolazione dello Sri Lanka, si impegnano con devozione e assoluta serietà per rispettarli. Questo ci ha stupito davvero molto, anche se in realtà non sarebbe male farli diventare i punti basilari del codice etico universale. Tra templi, storia, colori, sapori e profumi estasianti, passiamo i nostri primi 5 giorni. Nel tragitto verso Kandy abbiamo fatto tappa a Matale, una cittadina famosa per la coltivazione delle spezie. Qui sarete inebriati da un trionfo di aromi diversi. Le spezie sono parte integrante della cucina tipica di quaggiù. Durante la visita a uno dei tanti giardini che incontrerete lungo la strada, vi verranno illustrate le diverse tipologie di piante e spiegate tutte le proprietà e gli utilizzi, che possono essere curativi, di bellezza e chiaramente l'uso in cucina. La parte più avventurosa di questo viaggio è quella che attraversa le montagne. Da Kandy, passando per Nuwara Eliya fino a Ella, è un susseguirsi di giungla, risaie, fabbriche di tè e paesaggi suggestivi, che lasciano ancora tanto spazio alla tranquillità dell'anima. Perdersi in questi luoghi è doveroso per assaporare la bellezza maestosa della madre terra e la vita abbondante del suo ecosistema.
Candy è stata un po' una delusione. Ci aspettavamo una tranquilla cittadina di montagna e invece siamo stati catapultati in una caotica città asiatica, dove smog e frenesia la fanno da padroni. Qui abbiamo deciso di restarci solo 2 giorni, arrivando in tarda serata. Come sempre abbiamo cercato un alloggio lontano dal caos. Una guest house gestita da una coppia gentile e ospitale che ci ha preparato una colazione con i fiocchi. Resort Balm. A Candy potrete visitare il Tempio del Dente, una delle principali attrazioni. Noi l'abbiamo saltata, dato che di templi già ne avevamo visti abbastanza. Per dare un senso alla nostra visita a Candy, abbiamo visitato il Royal Botanic Garden, un ampio giardino botanico che ospita molteplici specie di piante, noto per la sua collezione di orchidee. Il viaggio in treno da Candy a Ella o da Nuwara come abbiamo fatto noi, che tra l'altro consigliamo dato che sennò sarebbe stato un viaggio interminabile, è noto per essere uno tra i più belli al mondo. In Sri Lanka si va con calma, quindi comprate il biglietto e aspettate. Ella è stata per noi amanti della natura la tappa più bella. L'offerta di alloggi è molto varia. Noi vi consigliamo ad occhi chiusi Ella 100 View Cottage. Un po' defilato dal centro, quindi indispensabile arrivarci o con un tuk-tuk o come abbiamo fatto noi noleggiando un motorino. Noi non amiamo molti tour organizzati dove niente è lasciato al caso, per questo noleggiamo sempre un mezzo proprio che, complice anche i prezzi più che accessibili in questa parte di mondo, si rivela sempre la scelta più conveniente. Così facendo l'avventura è assicurata e gli imprevisti anche. In questa incantevole cittadina di montagna non mancano percorsi trekking e viste mozzafiato. Le attrazioni da non perdere sono il Little Annas Peak, la cui cima si raggiunge tramite un sentiero adatto a tutti, mentre un trekking più impegnativo è quello per raggiungere Ella Rock, che dura circa 3 ore e ha inizio alla stazione di Ella, incamminandosi lungo le rotaie fino alla stazione successiva e poi imboccando il sentiero, molto bello, tra piantagioni da tè e paesaggi splendidi. Poi c'è il Nine Arch Bridge, un ponte a 9 archi di epoca coloniale. Un consiglio è quello di visitarlo di mattina, presto, per evitare la folla di turisti, l'opposto di quello che abbiamo fatto noi per intenderci. In definitiva consigliamo alla grande un viaggio in Sri Lanka, la lacrima dell'India, un'isola dalle mille sfaccettature, così ricca di spiritualità, la cui gente potrà darti sempre degli spunti di vita e stupirti per la cordialità e l'estrema gentilezza, sempre pronta a darti un consiglio o anche solo scambiare 2 parole. Un grazie particolare va al nostro driver, che ha fatto veramente il possibile per farci apprezzare ogni singolo momento del nostro viaggio. Dopo questa bellissima avventura abbiamo deciso di fare una capatina alle vicine Maldive. Un'oretta di volo e eccoci pronti per 4 giorni di relax prima del triste ritorno alla quotidianità. Continuate a seguirci e a breve vi daremo anche qualche consiglio per un viaggio alle Maldive low cost, come piace a noi, in guest house.